avuto una splendida lezione introduttiva che ci permette di passare subito alla seconda sul principio di umanizzazione della pena nella Costituzione italiana. Ci siamo arrivati proprio appunto con questa descrizione e analisi di un'evoluzione storica che giunge appunto al momento della riforma e che riforma che è preceduta dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e quindi del famoso appunto articolo 27,3, il cui contenuto già ci è stato ricordato. Do subito la parola al professor Flicca. Grazie. Grazie. Mi sento un po' annichilito dopo un'analisi così completa e mi sento soprattutto perplesso perché c'è una sottile crudeltà nel mettere prima la storia e poi la cronaca, perché l'esame della cronaca attuale che io farò in modo diverso, ma è abbastanza deprimente anche quello. Perché è deprimente? Nonostante tutto quello che si è fatto e che si sta facendo, lo riassumerei nella famosa sintesi: per il carcere una rivoluzione promessa e poi una rivoluzione tradita. Nonostante il movimento che da noi comincia con la Costituzione, che trova apertura nella legge del 75, che si raccorda intanto con le regole minime sul carcere e con la prospettiva sia europea sia delle Nazioni Unite in questa materia a livello teorico, ma che nella realtà lascia una serie di nodi irrisolti. Parto da tre piccole considerazioni che mi deprimono. Tutto il dibattito di questi giorni, e anche le parole hanno importanza, si ruota intorno al decreto sfolla carceri. Già il modo con cui è chiamato fa venire in mente lo sfolla gente, fa venire in mente una logica soltanto emergenziale e non strutturale e sistematica. E quando poi vado a vedere il modo con cui qualcuno intende la rieducazione tuttora, rimango ancora più demoralizzato, perché rispetto all'ultimo discorso dello sfolla carceri, e non mi piace questo nome, c'è un commento critico da parte di un magistrato il quale ha a lungo occupato posti di responsabilità presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e il quale dice che la misura della riduzione della pena si basa come unico presupposto sull'opera di rieducazione, che, prosegue, attenzione, non vuol dire altro che colloqui con la famiglia, attività teatrali, attività sportive. Voi capite che interpretare l'articolo 27 della Costituzione in materia di rieducazione in una prospettiva di questo tipo è profondamente deprimente e fa il paio con quell'altra prospettiva di, non dico svuotamento, ma di forte indebolimento, ad esempio della portata delle misure alternative al carcere, che finiscono per lungo tempo per funzionare e vivere come una specie di tranquillante premiale per chi si comporta bene e può ottenerle. Allora io vorrei la riflessione con voi farla non seguendo altrettanto analiticamente il percorso che dal 75 arriva oggi, ma vorrei partire dal significato che mi sembra si debba dare all'articolo 27 della Costituzione. Io sono convinto che questa norma vada interpretata non come limite negativo alla pena, come paletto, ma come fondamento positivo della pena nell'abbinamento, e vedrete non è solo una riflessione teorica, nell'abbinamento tra tendenza alla rieducazione e umanizzazione, che non può non essere di questo tipo in un sistema democratico, personalistico e egualitario di convivenza sociale come quello introdotto dalla nostra Costituzione. Cioè, l'articolo 27 ha prima di tutto un profilo finalistico in positivo. Le pene devono tendere alla rieducazione. Cioè, abbiamo una giurisprudenza costituzionale, Neppi lo sa, l'abbiamo in parte vissuta insieme, è quella che nella polifunzionalità della pena,
la stucchevole lite tra le funzioni preventiva e la funzione retributiva della pena, dice che un dato costante e non obliterabile è la rieducazione, non in senso morale, per carità, Dio ci scampi, niente fotografie di donne nude nelle celle, ma come reinserimento sociale. La prospettiva, la tendenza alla rieducazione esprime quel percorso che dovrebbe raggiungere reinserimento sociale e responsabilizzazione attraverso un trattamento personalizzato, quello che faticosamente si è arrivati a scoprire e a portare avanti a partire dalla legge del 75. E questo è importantissimo perché vi è una stretta sinergia tra questa tendenza alla rieducazione e la umanizzazione della pena. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Umanizzazione che è presupposto per l'azione rieducativa. Non ci può essere educazione senza umanizzazione, non ci può essere umanizzazione senza rieducazione. E questo fa emergere con vigore il concetto della dignità. Io ricordo, mi sono conosciuto con il professor Ruotolo a Volterra, se non sbaglio, quando lui fece una bellissima relazione sulla dignità in carcere e io feci una bruttissima relazione, perché mi cambiarono il tema all'ultimo momento, sulla dignità in generale. Il famoso percorso della dignità di cui tanto si parla, se non ora quando, nella sua duplice articolazione e distinzione, la dignità in astratto di tutti, la dignità in concreto, quindi anche del detenuto in carcere, la situazione di fatto, o meglio la situazione strutturale, come ci dice la CEDU, in cui oggi vive il carcere, e la dignità in concreto come valutazione e considerazione non solo dell'uomo, che non può essere mezzo, deve essere sempre fine, come ci dice Kant, o dell'uomo che per i cattolici ha una dignità perché è fatto immagine e somiglianza di Dio, ma la dignità soprattutto dei soggetti deboli in concreto, delle categorie deboli, i bambini, gli anziani, gli infermi, le donne, scusatemi, finalmente si sta combattendo, se non ora quando, per il principio di eguaglianza della dignità, e i detenuti. Quindi un discorso in cui il passaggio da una dignità in astratto di tutti, dell'uomo e della donna in quanto tali, alla dignità in concreto della persona nel momento in cui vive la sua esperienza esistenziale, è proprio centrato dal collegamento tra le due dimensioni dell'articolo 27, e cioè lo svolgimento della personalità, articolo 2 della Costituzione, nella formazione sociale coatta rappresentata dal carcere. L'unico modo per arrivare al recupero, al ripristino della pari dignità sociale di un soggetto debole come il detenuto, oggi più debole che mai, penso al carcere come discarica sociale, al 30% di tossicodipendenti, al 30% circa di migranti, di immigranti che stanno in carcere. È proprio questo discorso della rieducazione collegata con l'umanizzazione. Attenti però, dicevo, le parole hanno un significato. La tendenza alla rieducazione è una prospettiva finalistica. Le pene devono tendere alla rieducazione. Diversa è la prospettiva non positiva, ma negativa, dell'altro punto fondante del 27, il divieto di trattamento contro il senso dell'umanità. Le pene, non dice devono, non devono essere contrarie al senso di umanità, non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità. Perché dico questo? Perché la conclusione, a mio avviso, e di cui oggi sentiamo molto il peso, è che mentre la pena che non tenda alla rieducazione rimane comunque una pena, anche se inutilmente afflittiva, anche se illegittima, è una pena alla quale manca una qualità necessaria, la pena contraria al senso di umanità, che non può consistere in quel trattamento, è una non pena. Non è una pena,
è solo una situazione di degrado, di disumanizzazione, di offesa alla condizione umana, qualche volta ci dice la Corte europea di tortura, e questo, se lo traduciamo in chiave sostanziale, si chiama delitto, il delitto della pena. Ecco, vorrei, perché non mi pare che sia stata sottolineata questa prospettiva, la tendenza alla rieducazione è un quid che deve esserci nella pena e che purtroppo può anche mancare, senza con ciò cambiare la natura della pena, anche se preclude poi il recupero della dignità, eccetera. Ma la pena come trattamento contrario al senso di umanità non può esistere, ci dice la Costituzione. Non è esecuzione di una pena, è un delitto. Sarà un sequestro di persona, sarà una situazione di tortura, chiamatela come volete, giustificata dallo stato di necessità, non mi interessa in questo momento. Voglio solo dire che non abbiamo valorizzato a sufficienza questo discorso della differenza tra la prospettiva positiva della tendenza alla rieducazione e la prospettiva negativa della contrarietà al senso di umanità. Ed è un discorso estremamente importante nel momento in cui la sveglia ce l'ha data la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con il richiamo all'articolo 3 della Convenzione, che garantisce una protezione assoluta alla dignità umana, non suscettibile di deroga neppure in caso di guerra o di pericolo pubblico, né per esigenze di tutela della collettività, né per difficoltà di ordine finanziario. Cioè è uno dei principi, l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di quei principi intoccabili e non derogabili, come pure invece la Convenzione europea riconosce per altre esigenze con riferimento ad altri diritti. E l'intervento europeo è fondamentale, perché l'intervento europeo del 2009, la sentenza Suleimanovic per il risarcimento dei danni al singolo, e più ancora del 2012, quello della sentenza Torreggiani, che dalla valutazione del caso individuale passa al caso seriale, e infatti impone quel termine che conoscete entro maggio prossimo, è importantissimo, da un lato perché ci ricorda quello che per circa 50 anni abbiamo dimenticato, limitandoci a un discorso teorico sull'articolo 27, sulla rieducazione, sulla polifunzionalità della pena. Per l'altro verso ci dà un segnale molto importante in questo momento di crisi dell'Europa, perché ci ricorda che l'Europa deve occuparsi anche di diritti fondamentali. Pensate alla Carta di Nizza e a tutta la prospettiva dei diritti fondamentali nell'ambito dell'Unione Europea. È un'Europa che, a Dio piacendo, non dovrebbe parlare soltanto più o soltanto prevalentemente di spread e di mercato e di euro, come siamo abituati. È un'Europa che riscopre quella dimensione dei diritti fondamentali, lascio perdere la convergenza tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1949 e la Carta di Nizza del 2000. Sono le due prospettive convergenti di un'Europa che, Consiglio d'Europa da un lato, Unione Europea dall'altro lato, arriva alla riscoperta dei diritti fondamentali come coefficiente fondamentale per realizzare la pace, per realizzare l'unione economica, eccetera. Quello che mi interessa in questo momento è che l'intervento europeo è importantissimo perché raccoglie, sottolinea e giuridicizza. Voi sapete che con la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, quella mala riforma per tanti aspetti, però l'ordinamento italiano riconosce, prende atto ed è vincolato nelle leggi dello Stato e nelle leggi delle regioni alle indicazioni non solo convenzionali, ma dei principi fondamentali del diritto internazionale. Allora, la segnalazione di Strasburgo, la sentenza, la condanna di Strasburgo giuridicizza profondamente quelle denunzie del Presidente della Repubblica, del Papa, della dottrina,
del Senato, pensate alla relazione della Commissione del Senato sui diritti umani del 2012, che è molto interessante perché tra l'altro porta avanti su un piano paritario la situazione del detenuto e la situazione del migrante nei centri di identificazione e di espulsione, che non ha molta differenza da quella del detenuto. Pensate alle polemiche recenti sulle docce di massa fatte e filmate. Ecco. E soprattutto, ecco la concretezza, sapete meglio di me che la convenzione, che la sentenza, l'ultima sentenza alla Torreggiani, pone un termine. È importante il discorso prima della Suleimanovic, oggi della Torreggiani, perché sottolinea con molta concretezza, da un lato, l'incompatibilità del sovraffollamento con l'articolo 3 della Convenzione europea. Ricordo che l'articolo 3, lo sapete meglio di me, ma è bene ricordarcelo ogni tanto, proibisce in assoluto tortura, trattamenti inumani e degradanti, impone allo Stato di garantire condizioni di detenzione compatibili col rispetto della dignità e modalità di esecuzione che non aggravino il livello inevitabile di sofferenza della detenzione e che assicurino la salute e il benessere adeguato del detenuto. Pensate quanto è attuale questo tipo di discorso, non derogabile, perché non si può derogare, vi dicevo prima, lo dice espressamente la Convenzione, l'articolo 3 per esigenze finanziarie o per esigenze di sicurezza, eccetera. Ecco. E lo traduce in un discorso che non vorrei ridurre soltanto ai metri quadrati, cioè la dignità non si può misurare in metri quadrati, però è importante l'indicazione, lo aveva detto anche Zagrebelsky a Strasburgo, si relativizza troppo il divieto dell'articolo 3 se lo si riduce alla distinzione tra 3 metri e 25 e 3 metri e 50. Però il principio è estremamente importante, l'esistenza di una superficie minima detentiva dovrebbe essere la condizione base per evitare un trattamento inumano e degradante per la mancanza di spazio minimo personale. La Torreggiani nel 2009 aveva detto che di fronte alla violazione del 3 per l'effettività, anzi nel 2011, quando è passata dalla valutazione del caso singolo alla valutazione del sovraffollamento come dimensione strutturale del nostro sistema carcerario, ha sottolineato che le misure devono coesistere in rimedi compensativi e preventivi, in presenza di un fenomeno strutturale e sistemico come il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano, che non riguarda solo i denunzianti, ma molti altri, riguarda il futuro. Ed ecco perché, facendo un discorso che verrà colto anche dalla nostra Corte Costituzionale nell'ultima sentenza, Dunque, la 279 del 2013, il problema del sovraffollamento non è un problema di fatto che possa essere risolto attraverso misure individuali. Sì, va anche fatto questo se possibile, ma è un problema strutturale, anche perché l'esempio classico, cella sovraffollata, piglio tizio, lo trasferisco da un'altra parte, sfollo quella cella lì, ma probabilmente ne affollo un'altra e quindi il problema non si risolve, o meglio, si risolve poco. E allora mi pare che la sentenza Torreggiani, sapete meglio di me, ha ricordato la necessità, quello che segnalava l'amico Neppi, di raccordare il penale sostanziale col penitenziario, introdurre più misure punitive che non abbiano carattere detentivo, cioè smantellare finalmente a picconate quel principio della centralità della pena detentiva come unica pesa, base o cardine del nostro sistema, legata anche un po' al fatto, si diceva, che almeno così in carcere ci vanno anche i colletti bianchi, che se no non ci vanno. Purtroppo è stata un'utopia, una pia utopia, perché i colletti bianchi di solito in carcere, tranne i momenti particolari, non ci vanno. Continuano a non andarci. Allora, l'altro discorso estremamente importante che fa la Torreggiani è
meno custodia cautelare in carcere e ci impone di provvedere entro maggio. Ora, sappiamo, e ce l'ha citato Neppi prima, il discorso della CEDU incide su una situazione che è da lungo presente nel nostro sistema carcerario e che appunto ha provocato ad esempio la ripetizione seriale delle amnistie e indulti per affrontare periodicamente gli sfollamenti del carcere, ha comportato un discorso prima di introduzione con la legge Gozzini di estensione e di applicabilità delle misure alternative, penso come una specie di paradiso terrestre, io immagino, il 1990 quando il numero dei detenuti toccò il minimo storico, di 26.000 se non vado errato. Ma già ai miei tempi, quando io ero ministro, qualcuno di voi lo ricorderà, si parlava di 45.000 detenuti, insomma, una cifra tutto sommato, non dico ragionevole, ma insomma. Poi c'è un'inversione di tendenza dal 1991 che si lega al dilagare della criminalità organizzata e all'eversione. L'articolo 4 bis, la ricarcerizzazione e l'ostacolo ad applicare le misure alternative in termini di automatismo e di preclusione. La svolta securitaria si completa con il discorso recentemente, tranne la parentesi della legge Simeoni-Saraceni, alla quale io come ministro della giustizia nel 98 detti tutto il sostegno possibile, ma la svolta securitaria si è completata con la politica penale prima che penitenziaria nei confronti degli stranieri, nei confronti dei tossicodipendenti, nei confronti dei recidivi, che ha inciso in particolare ad esempio sulla questione delle tossicodipendenze, perché ha favorito la ricarcerizzazione non solo e non tanto con la sanzione penale per l'immigrazione clandestina, per la prima entrata clandestina in Italia, ma soprattutto, ad esempio, bloccando, e solo tardivamente sia in parte rimediato, con la Cirielli, la possibilità di trattamento terapeutico fuori dal carcere per i tossicodipendenti recidivi, proprio in quanto recidivi. Poi c'è stato l'incosiddetto indultino del 2003, con un risultato modesto, l'indulto del 2006, che però ha segnato un immediato ritorno alla crescita della carcerizzazione, e i tentativi di decongestione del biennio 2010-2011 con la legge svuota carcere, mi limito a citarle, col decreto legge del 2011 sulle porte, per evitare le porte girevoli del carcere, cioè quelle detenzioni brevi che complicano maledettamente poi la vita burocratica, evitare le porte girevoli e discorso della custodia cautelare, e infine decreto legge 78 del 2013 per ridurre il flusso in entrata, restringere la custodia cautelare e sospendere l'ordine di esecuzione e eliminare in parte gli automatismi di ostacolo all'accesso ai benefici penitenziari. Inoltre quel piano carcere, che mi pare vada un po' troppo piano se non vado errato, perché non mi sembra che sia poi decollato in modo così. Io mi ricordo una delle esperienze più preoccupanti che ebbi quando ebbi l'avventura di fare ministro della giustizia, fu vedere dei carceri completamente nuovi e vuoti perché non vi era il personale. Cioè la logica che si debba ragionare solo in termini di metri quadrati, per quanto sia essenziale, per evitare che non ci siano metri quadrati sufficienti, da un lato, come vi dicevo prima, non può limitarsi a un discorso di dignità legata ai metri quadrati, ma non può nemmeno considerare che quei metri quadrati vanno poi riempiti di personale, di trattamento, di lavoro, cioè tutto quello che caratterizza il trattamento come forma essenziale di tendenza alla rieducazione per riaccompagnare l'esterno. Un'altra cosa interessante, molto interessante a me sembra, la quale devo dare atto all'evoluzione del DAP, è l'inizio della regionalizzazione dell'esecuzione penale, cioè quell'inizio del decentramento che ad esempio io avevo cercato di fare quando sono stato ministro, ma non ero riuscito a fare, di coinvolgere maggiormente la realtà locale del territorio, non solo il volontariato, ma il dialogo costante da un lato
con gli enti istituzionali e le realtà sociali locali, comune, lasciamo perdere la provincia che verrà abolita, regione, sindacati, organizzazioni economiche, per creare un assetto ragionevole di, anche col volontariato, attraverso la sussidiarietà orizzontale, per la realizzazione di quelle condizioni esterne che consentano una maggior diffusione delle misure alternative. Io come faccio a dare la misura alternativa a uno che non ha un domicilio dove andare, che non ha dove andare a dormire? Gli arresti domiciliari a una persona che si trovi in questa situazione. Ecco. Allora io credo che, poi da ultimo c'è il ricorso del Tribunale di Venezia e del Tribunale di Milano, che voi conoscete meglio di me, che è importante, collegato alla prospettiva dell'ordinamento tedesco, la Corte federale, il Tribunale federale in Germania, non si esegue la pena se non ci sono le condizioni per eseguirla in una situazione di umanità, o addirittura la famosa orientamento della Corte Suprema degli Stati Uniti che avalla il discorso della Corte californiana che ordina al potere esecutivo di ridurre di 40.000, mi pare, non mi ricordo quanti erano, il numero dei detenuti. Quindi una commissione tra l'altro tra momento amministrativo e momento giudiziario è abbastanza impressionante. Anche la richiesta del giudice di Milano, del giudice di Venezia alla Corte Costituzionale, io ricordo, credo di averne parlato 2 anni fa qua, quando dissi stiamo attenti che qui il problema del carcere finisce per essere un problema di supplenza giudiziaria, perché o prima o dopo sarà il giudice che ti condanna che però ti deve dire non ti mando in carcere, perché se ti mando in carcere concorro in un reato, quel famoso reato che deriva dal fatto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e quindi non sono pene, sono qualche cosa di diverso. Voi sapete come ha risposto la Corte Costituzionale, voglio andare un po' rapido, non voglio tediarvi troppo, con la sentenza del 9 ottobre del 2013, con rammarico ha detto che la questione è inammissibile perché la Corte non può sostituire il legislatore, essendo possibili più soluzioni del grave problema a cui il legislatore deve porre rimedio nel più breve tempo possibile. E ha anche aggiunto, sono i famosi moniti della Corte, che nel caso di inerzia la Corte si riservi in un eventuale processo successivo di adottare la decisione per far cessare l'esecuzione delle pene in condizioni contrarie al senso di umanità. Vedo due problemi che sarà il caso di esaminare a livello teorico e di riflettere. Il primo, come vi dicevo, una supplenza giudiziaria anche in questo campo sempre più ampia, che non è poi molto lontana dall'ipotesi di supplenza che abbiamo visto compiere la Corte Costituzionale recentemente in tutt'altra materia, nella materia della legge elettorale, per la quale è impressionante il modo con cui la politica, che non ha riformato la legge elettorale, ha continuato a invocare prima la sentenza della Corte Costituzionale per fare un qualcosa che era suo compito fare. E infatti la Corte ha detto che la riforma elettorale è un problema non costituzionale di legge ordinaria della politica degli esercizi. E poi adesso dicendo facciamo una legge che piaccia alla Corte Costituzionale, sto banalizzando. Cioè quel discorso della supplenza giudiziaria, di cui per esempio io colgo anche altri elementi. Voi avete certamente letto sui giornali che il sindaco dell'Aquila ha ritirato le dimissioni. E chi si è preso come vice sindaco? Un procuratore della Repubblica in pensione. Ma è possibile che in questo paese tutti i problemi che la politica deve risolvere, compreso il problema carcerario, il problema penitenziario, debbano infine ritornare dalla grande mamma, la magistratura, per chiedere una soluzione di supplenza, salvo poi protestare? Ma comunque, la Corte ha sottolineato che nel rispetto del principio di legalità non si può ipotizzare una soluzione casuale del problema dello sovraffollamento. Chi e come? Soprattutto a me sembra che la cosa più importante sia la segnalazione del fatto
che il problema strutturale del sovraffollamento non si può risolvere con richieste o con soluzioni di tipo individuale. Dobbiamo, sono tante le prospettive, le liste di attesa di cui si era parlato, per esempio, la precostituzione degli standard di accoglibilità e di disponibilità dei posti. Voi sapete che qualcuno ha ipotizzato addirittura un certificato di abitabilità del carcere da parte della ASL. Ecco, a me sembra, e sotto questo profilo, figuratevi cosa capita, ecco, se c'è un certificato di abitabilità da parte della ASL, a me sembra sotto questo profilo importante molto la conclusione, la premessa da cui è partita e la conclusione a cui è pervenuta una commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, recentissima, che ha concluso la propria attività, mi pare, nel dicembre scorso con un'ottima relazione. E la premessa e conclusione è questa: non si può entrare in carcere o restare in carcere perché c'è posto o se c'è posto. Ci si deve entrare e ci si deve restare solo come estrema ratio. E quindi questo vuol dire agire sui flussi di ingresso e agire sui flussi di uscita e abolire la centralità della pena detentiva. Direi che a questo punto varrebbe la pena di fare un'altra riflessione: i costi del carcere. Quanto costa nelle condizioni attuali il sistema penitenziario? Io avevo provato, quando sono stato ministro, a cercare di capire due cose: quanto costa una sentenza e quanto costa, scusate l'espressione brutale, un detenuto. Mi sono spaventato e non sono riuscito ad arrivare alla fine di questo discorso, pur estremamente necessario. Però io credo che i costi del carcere, e parlo dei costi economici, dei costi umani e familiari, dei costi sociali e dei costi politici, perché non è che faccia piacere al nostro Paese aver ricevuto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la patente di coloro che fanno trattamenti di degrado. Un tempo eravamo i primi in Europa per la lentezza nel funzionamento della giustizia e dicevamo, beh, perlomeno ci sono altri che fanno le torture in carcere. Adesso abbiamo superato brillantemente anche questa seconda situazione. E io credo che quando si parla di questo problema non bisogna solo valutare i costi emergenti di vario tipo, ma anche il cosiddetto lucro cessante, cioè quanto danno deriva dal fatto del fallimento dei tentativi di rieducazione. Mi pare che sia lo stesso DAP che ha segnalato, a proposito dell'ultimo indulto, che il tasso di recidiva di chi è uscito dal carcere con misure alternative è largamente inferiore al tasso di recidiva di chi ha scontato tutta la pena in carcere, credo forse 30 o 20, 19, 20 contro 70. Ma ecco. Allora, come dicevo, credo che sia molto positivo il tentativo svolto dal DAP per affrontare questo discorso attraverso la diminuzione degli ingressi, attraverso il tentativo di realizzare posti nuovi, attraverso la territorializzazione dell'esecuzione con i circuiti regionali, penso alle circolari dell'anno scorso, non so quanto poi funzionino, ma qualcosa c'è, e attraverso apertura delle celle e offerte di attività. Però rimaniamo sempre a un discorso, ho ancora un momento di tempo, ce la faccio? Non c'è nessuno che si è addormentato? No. Allora, vabbè, già è una buona cosa. Allora, scusate se uso uno slogan, ma gli slogan sono diventati il pane quotidiano del nostro governo, del nostro Presidente del Consiglio, e quindi io non sono Presidente del Consiglio, ma nel mio piccolo lo uso. Dobbiamo passare dal realizzare un carcere a misura d'uomo. Noi finora invece stiamo realizzando un uomo a misura di carcere o una donna a misura di carcere, il che è piuttosto deprimente. E c'è una serie di paradossi, in buona parte legati al sovraffollamento, che segnano questo discorso. Il primo paradosso, e ne sono anche un po' responsabile io, nella misura in cui non mi sono battuto prima come ministro per l'abolizione dell'ergastolo, è il confronto fra l'ergastolo e la pena detentiva. È un paradosso, ma se ci pensate,
L'ergastolo è una pena illegittima nella sua proclamazione, fine pena mai, e legittima, ci dice la Corte Costituzionale con la sentenza, mi pare, del 72, legittima nell'esecuzione. C'è una certa ambiguità in questa sentenza della Corte, sulla quale ci siamo seduti, che ha salvato l'ergastolo prima estendendo ad esso la liberazione condizionale e poi concludendo che il fine pena mai, che sarebbe incostituzionale, perché in contrasto con la tendenza alla rieducazione, è in realtà teorico perché temperato dalla possibilità di guadagnare la libertà. Io mi domando, l'avevo già accennato l'altro anno, vedo che è stato ripreso sto discorso. Intanto abbiamo una incostituzionalità certa del cosiddetto ergastolo stativo, di tutte quelle situazioni in cui l'ergastolo, per la preclusione del 4 bis, a chi non vuole o non può collaborare, non consente queste forme di uscita. E poi abbiamo un ostacolo di fatto rappresentato che il sovraffollamento, la massa di persone, la carenza dei magistrati spesso non consente di arrivare a quelle valutazioni che sono preparatorie per l'uscita. Allora, da un lato, l'ergastolo è una pena illegittima nella proclamazione che di fatto, e ho qualche dubbio però che questo sia un rimedio sufficiente, diventa legittima, tra virgolette, nella sua esecuzione. E la detenzione, la reclusione, è contrario. È una pena legittima nella sua proclamazione, anzi tanto legittima che l'articolo 27 spiega che le pene devono tendere alla rieducazione e non possono, non è pena, una reclusione che non rispetti l'umanità. Se vediamo come le cose vanno, arriviamo alla conclusione che la reclusione è legittima nella proclamazione e illegittima nella sua esecuzione. L'altro paradosso, legato anche questo al sovraffollamento, tra una Costituzione che ha abolito la pena di morte, anche la pena di morte nel codice penale militare di guerra nella Costituzione è stata abolita, proprio a sottolineare che non ha cittadinanza, come d'altra parte nell'Unione Europea, e la morte in carcere, che purtroppo raggiunge dei livelli di notevole frequenza. Mi rifiamo alla relazione del Consiglio Superiore della Magistratura che sottolinea che il suicidio, il tentativo di suicidio in carcere è il primo sintomo della sofferenza e del degrado. E tutti sappiamo, e voi sapete molto meglio di me, che la morte in carcere durante l'esecuzione della pena può venire fuori per violenza nel carcere, lotta tra detenuti che non possa essere controllata per l'insufficienza del personale. La violenza del carcere, lo stress del carcere, senza arrivare a dire le polemiche, quelle non le voglio toccare, che hanno legato certe permanenze in carcere, che di solito i colletti bianchi sopportano meno bene dei colletti grigi o di coloro che sono senza colletto, ma non voglio toccare questo problema. La mala sanità nel carcere, anche questa legata al sovraffollamento, nonostante gli sforzi per evitarlo, e soprattutto i suicidi nel carcere che hanno un nesso accertato col sovraffollamento nonostante i tentativi e le terapie di sostegno. Poi c'è un terzo paradosso nel carcere, che è quello, ricavo questi da quel bel libro, ti ricordi che abbiamo discusso e abbiamo presentato insieme, della strumentalizzazione delle vittime e del loro dolore in una chiave, mi è sembrata molto interessante questa prospettiva, di pubblicizzazione, di trasformare cioè in qualcosa di pubblico il loro ruolo per legittimare la tolleranza zero e la risposta repressiva. Noi per moltissimo tempo nel nostro sistema penale abbiamo trascurato, abbiamo dimenticato la posizione della vittima, il ruolo della vittima. Poi qualcuno si è accorto che poteva essere utilizzata e valorizzata per chiedere la tolleranza zero. E ecco, forse bisognerebbe riuscire a trovare. L'altro paradosso che mi preoccupa molto, nell'equilibrio tra l'offerta di carcere e la domanda di carcere,
Sì, nonostante la rigidità della struttura carceraria, si lavora calibrando la domanda di carcere sull'offerta e non viceversa. Mentre sarebbe molto più logico il contrario, cioè calibrare, realizzare le carceri sulla base di quella che è la domanda e non viceversa. Ma questo perché? Perché il carcere, come vi dicevo prima, viene percepito a livello di opinione pubblica, non a livello di operatori naturalmente, soltanto nelle funzioni di sorveglianza e di separazione. Sorveglianza, perché la pena intesa come retribuzione, nonostante quello che il percorso che la Corte Costituzionale ha fatto. Separazione, il carcere per i diversi e quindi la discarica sociale per i tossici e per i clandestini e per gli psicologicamente labili. Infine, un paradosso che a me colpisce più di tutti gli altri, la distinzione abnorme fra la capienza tollerata, la capienza regolamentare e l'affollamento effettivo del carcere. Ma io credo, ed è stato detto da qualcuno molto fermamente, che non esiste l'idea di distinguere una capienza regolamentare, 43, quanto sono, 45, 48? 45.000 posti. E una capienza tollerata che è diventata per prassi quasi un allargamento di quella regolamentare e poi col terzo letto aggiunto, col materasso per terra, la capienza effettiva. Ecco, si dovrebbe adottare un unico parametro, e lo collego al quarto paradosso, bisogna modulare l'offerta sulla domanda e non la domanda sull'offerta. Paradosso di non pensare alla capienza costituzionale del carcere, cioè alla capienza che consenta il rispetto della dignità e che eviti i trattamenti inumani in cui non possono consistere le pene. E il vecchio vizio generale di questo nostro benedetto paese, come si cerca di interpretare ancora adesso la Costituzione in funzione e a seconda delle leggi ordinarie anziché viceversa. E infine arrivo al paradosso di fondo, l'ultimo, è quello di affrontare il carcere, almeno a livello di idee, in modo meno retorico delle circolari dei ministri dell'Ottocento, ma sostanzialmente abbastanza, sia pure tecnologicamente più avanzato, lo stesso tipo di discorso. Il carcere come isola separata. E come si fa ad affrontare un discorso di rieducazione e di risocializzazione se si sottovaluta o si trascura il rapporto tra carcere e ambiente, prima di tutto come cultura, che non è solo una cultura interna o una cultura della burocrazia, ma è una cultura di chi sta fuori. Capire che il carcere non è un'isola separata. E viva Dio, con tutto rispetto per quel magistrato, e viva la faccia di Volterra, ad esempio, cioè di quelle esperienze di teatro in carcere che riescono a stabilire un dialogo con l'esterno e a far capire all'esterno qual è la realtà dell'isolamento del carcere. Quindi come cultura, come contesto per le misure alternative, per la detenzione domiciliari, per il lavoro, per i soggetti più deboli e quindi qui l'apertura al principio di solidarietà sociale. Io voglio concludere perché temo di avere parlato fin troppo a lungo. Voglio dirvi, e voi conoscete, sapete meglio di me, il messaggio del Presidente della Repubblica dell'ottobre scorso sulla necessità di ridurre il numero dei detenuti con innovazioni di tipo strutturale. Messaggio che è stato ripreso e che è stato sviluppato e approfondito dalla Commissione Giostra, cioè della commissione presieduta da membro del CSM Giostra, che ha fatto anche una quantificazione analitica delle situazioni di svuotamento, pare così brutto questo termine, che deriverebbero dalla introduzione di rimedi strutturali. E tenete e poi il discorso amnistia e indulto, che è una scelta di tipo esclusivamente politico e che è legata non all'emergenza del sovraffollamento, perché purtroppo il sovraffollamento è strutturale,
e semmai legata all'emergenza della condanna della Corte europea e a ciò che potrebbe capitare a maggio prossimo, se non tenendo conto, e qui mi pare abbia ragione il Presidente della Repubblica, riprende quel discorso della sussidiarietà orizzontale che noi abbiamo fatto. L'articolo 117 della Costituzione, nelle novità introdotte nel 2000, accanto alla sussidiarietà verticale, rapporto tra Stato, Regioni, Province e Comuni, aggiunge anche all'ultimo comma la sussidiarietà orizzontale, il diritto, dovere dei singoli cittadini in sé e in forme associate di intervenire in chiave di solidarietà per la realizzazione, per il contributo alla realizzazione dei diritti fondamentali. E questo apre tutta la tematica del volontariato, il volontariato in carcere, sia pure con un caveat rispetto a quelle forme di volontariato che diventano forme di elusione fiscale o di elusione della concorrenza o di sfruttamento, che non mi pare però avvenga nel carcere. Ecco, la risposta del CS, della Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, alle indicazioni del Presidente della Repubblica e della Corte Europea è stata, direi, abbastanza puntuale, abbastanza importante, non voglio citarvela. Il filo comune comunque è ridurre l'affollamento con misure strutturali che non siano valutazione del caso o della massa sterminata di casi singoli, e facendo attenzione ai cosiddetti tagli lineari, perché come dobbiamo bandire, per rispettare il principio del trattamento, dobbiamo bandire l'automatismo, quante litigate abbiamo fatto in Corte Costituzionale su questo, così dobbiamo anche bandire l'automatismo dall'altra parte, l'automatismo dei tagli lineari. Io credo che solo questo ci possa consentire di risolvere il luogo comune, che però è profondamente vero, mi sembra, da cui sono partito, che dobbiamo cercare non di avere un uomo o una donna a misura di carcere, ma di creare un carcere a misura di un uomo e di una donna. Auguri che lo possiate fare anche voi. Grazie. Siamo così arrivati a temi di estrema attualità. È stata più volte richiamata la relazione della commissione del CSM, la commissione Giostra. Glauco Giostra è uno dei nostri docenti, oggi avrebbe voluto partecipare, ma c'è questa coincidenza dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, però a questo punto lo anticipo, ci ha fatto un regalo, cioè ha inviato per voi iscritti i volumi che costituiscono l'esito del lavoro della commissione mista del CSM, che vi saranno consegnati oggi nel pomeriggio. Comunicazione tecnica, noi rinizieremo, ora c'è il dialogo, alle 3 in aula 6. Non in quest'aula, alle 15 inizia il... Sì, master, questo comporta una, alle 15 in aula 6. Chi non dovesse aver firmato prima il foglio delle presenze è pregato di farlo, non adesso perché sennò vi alzate tutti, potrete farlo alle ore 15 in aula 6 quando riprendiamo, 15 e 10, vista la sollecitazione del Presidente Flick. Il dialogo, non so se sono d'accordo i relatori o ecco, raccoglierete le domande. Prego, se vogliamo iniziare con qualche domanda, qualche richiesta di chiarimento, di approfondimento, che porti in luce la vostra esperienza. Posso rivolgere io una domanda, allora? Io agli operatori, che quindi vivono giornalmente la situazione carceraria, vorrei da loro avere una verifica su quest'idea che mi sono fatto del carcere che io chiamo, non solo io, insomma, il carcere frammentato, no? Questo carcere che progressivamente è cambiato rispetto a quello per cui era nato la legge penitenziaria del 75, perché lì si pensava a un carcere nell'ideale di 15-20 mila persone in cui si sarebbe applicato il trattamento individualizzato, previa osservazione, nei confronti di chi? Degli esponenti della
della delinquenza individuale tradizionale, perché allora, grosso modo, negli anni di formazione della legge, la delinquenza era quella tradizionale, tendenzialmente individuale. Cioè anche la delinquenza collettiva non era ancora quella organizzata, diciamo, no? Erano semmai i reati associativi, ma non era... Poi voi sapete meglio di me che progressivamente si sono formate le due categorie della criminalità organizzata di stampo terroristico e poi quella di stampo mafioso, che hanno comportato le prime, diciamo così, i primi circuiti differenziati dentro il carcere, e poi progressivamente, e almeno quello che io ho colto, si sono formati tre grandi gruppi, diciamo così, di detenuti, con tutte poi le sottodistinzioni, evidentemente. Nei tre grandi gruppi, quelli che hanno progressivamente cambiato proprio la struttura della popolazione carceraria sono, sapete meglio di me, gli extracomunitari, che superano abbondantemente il 30%, i tossicodipendenti, che credo siamo sul 30, un po' di più del 30, e poi per esclusione l'ultimo terzo. Per esclusione sono tutti quelli che non sono né extracomunitari né tossicodipendenti, e cioè grosso modo, diciamo così, tre categorie: quelli della criminalità organizzata, sia di stampo mafioso che terroristico, che sono sottoposti alla massima sorveglianza. Specularmente all'estremo opposto ci stanno i collaboratori di giustizia che non hanno la massima sicurezza, ma hanno la massima protezione. Poi dentro questo ulteriore terzo ci stanno gli esponenti della delinquenza individuale tradizionale, a loro volta, secondo me, divisi di fatto in due sottocategorie, cioè quelli che hanno pene particolarmente severe, che tendenzialmente se le faranno tutte, e quelli che ci stanno abbastanza poco, perché hanno pene che sono sotto i 3-4 anni e con le misure alternative e i benefici, e nei cui confronti forse si può tentare il famoso trattamento individualizzato. Ma a me quello che turba non è questo ultimo terzo residuo, perché rientra tutto considerato, rientra nelle distinzioni tradizionali del carcere che ci sono sempre state, no? Cioè ci sono le sezioni maschili e quelle femminili, le sezioni giudiziarie e quelle penali, massima sorveglianza per i detenuti della criminalità organizzata e reparti per i detenuti ammessi al lavoro all'esterno alla semilibertà, e poi dopo ci sono rare sezioni modello di recupero, comunità terapeutiche per i tossicodipendenti dentro il carcere, ce ne sono alcune poche, addirittura reparti riservati agli studenti iscritti all'università, ne abbiamo uno a Torino che funziona bene, sembra un altro mondo, insomma, no? È piccolo, ma circolano, studiano e fanno queste cose, e poi le sezioni protette per i collaboratori di giustizia, quelle riservate ai transessuali per difenderli da tutti, anche da... Ecco, infatti, quelli che devono essere protetti, benissimo, quindi voi lo sapete tutti meglio di me e potete semmai... Queste non mi turbano, anche perché tendenzialmente sono raggruppamenti non estremamente numerosi, quindi possono essere in qualche modo controllati, trattati, si può fare quello che si deve fare sia in termini di protezione sia in termini di trattamento individualizzato per questa residua categoria dei delinquenti individuali tradizionali, quelli che finiscono in galera come finivano una volta. Ma il problema che io mi pongo è per i due grandi terzi. Io sarei arrivato alla conclusione, vorrei una conclusione un po' rinunciataria. Vengo subito da lei e le dico qual è la mia conclusione rinunciataria. Cioè che questi due problemi degli extracomunitari e dei tossicodipendenti non sono suscettibili di essere risolti solo facendo leva sul carcere. Ma bisogna coinvolgere il sistema sanzionatorio.
e prima ancora del sistema sanzionatorio la titolarità, i titoli di reato. E cioè io penso che il sistema degli extracomunitari possa essere risolto solo se si eliminano attualmente due reati. Uno il Senato l'ha fatto l'altro giorno il Senato, e c'è quello dell'ingresso clandestino e poi il conseguente reato dell'inosservanza all'ordine di espulsione. Primo, cioè solo il primo ingresso ed è penalizzato, sì, il poi, secondo rimane reato. Sappiamo che, vabbè, comunque io adesso dico... Ma tanto non avendo l'identità... Sarà sempre un primo ingresso. Sarà sempre un primo. Il secondo, vabbè, è l'inosservanza all'ordine di espulsione. Allora, a questo punto noi abbattiamo un numero grosso e nessun problema, entreranno in carcere gli extracomunitari per i reati per cui entrano i non extracomunitari, cioè gli esponenti della delinquenza, sia essa individuale, sia essa organizzata, secondo i reati che fanno, con dei meccanismi di espulsione che potranno essere studiati, ma tendenzialmente il numero sarà un numero ragionevole. E lo stesso, tutto considerato, vale per i tossicodipendenti. Qui abbiamo, voi sapete meglio di me, tutta una serie di reati collegati allo stato di tossicodipendente, che sono dal piccolo spaccio ai piccoli reati contro il patrimonio per procurarsi le dosi personali e quindi che si incrociano. Allora evidentemente qui bisogna provvedere in qualche modo per cui queste cose non vengano più penalizzate, abbassare il numero dei tossicodipendenti che vanno a finire in carcere, che anche loro vanno a finire in carcere per i reati per cui vanno a finire gli altri, e quindi ci sarà a livello di non so bene che cosa una struttura che o sopporta che questi reati avvengano, oppure cerca di, con le comunità terapeutiche, di disintossicare, rieducare, eccetera. Io volevo verificare con voi questo discorso di questi circuiti, chiamiamoli così, penitenziari, che hanno frammentato il carcere, e della possibilità, secondo voi, di trovare soluzioni, se sono solo quelle all'esterno, o se voi vedete anche delle soluzioni all'interno della struttura carceraria. Cioè all'esterno, io dico a livello di titoli di reato, cioè di meccanismi che abbattano gli ingressi per queste due categorie. O se vedete delle altre possibilità, perché siamo tutti d'accordo, credo, che il carcere è così com'è, non può più continuare. Una cosa volevo segnalare solo. A proposito dei tossicodipendenti, l'11 febbraio prossimo ci sarà alla Corte Costituzionale, verrà discussa una questione piuttosto interessante, perché la Corte di Cassazione e anche altri giudici hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione legata all'unificazione tra droghe leggere e droghe pesanti. Voi sapete che, questo io me lo ricordo dai miei vecchi tempi, io ho cominciato la mia attività di studioso, se fa per dire, occupandomi di plagio e di droga e scrivendo due libri. Uno sul plagio, Il diritto a vivere condizionato. Poi la Corte abolì il reato appena avevo finito il mio libro. Ma sono stato più fortunato di Taormina, che ha scritto un libro di 900 pagine sui procedimenti da curra, mentre il mio era soltanto di 100 pagine, per fortuna. E il diritto a vivere condizionato, cioè il diritto a evitare che un altro ti isoli dalla realtà esterna. E poi proseguì il discorso con un libro sulla droga, dopo l'uscita della legge fondamentale del 75, il dovere di vivere condizionato. C'è il diritto a vivere condizionato, ma c'è anche il dovere, cioè non puoi pigliare la fuga dalla realtà per la tangente, però questo dovere va attuato, va gestito, rispettando la diversità, rispettando l'identità, non facendo coazioni, non punendo. La legge Vassalli-Iervolino nel 1990 formalizzò la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, l'erba, tanto per intenderci. Nel 2005, approfittando di un decreto legge che doveva occuparsi delle Olimpiadi, del voto agli italiani all'estero, si cercò di rimediare a una colossale gaffe
fatta dalla legge Cirielli, la legge Cirielli che ha aumentato notevolmente, io credo, la popolazione carceraria e che tra le altre cose ha inibito l'affidamento in prova e restare fuori dal carcere in comunità per i recidivi, ha alzato le relative soglie, compresi i tossicodipendenti. Ci si accorse che era una gaffa e la si eliminò con quel decreto legge che conteneva un po' di tutto. Nella convalida, nella conversione del decreto legge, venne scaricato un treno di disposizioni a regime sulla tossicodipendenza, ivi compresa l'abolizione della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, aumentando quindi ancora una volta il carcere. E la giurisprudenza, la Cassazione e qualche altro giudice hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale, non tanto, non solo sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, trattare in modo uguale situazioni diverse a cui si può replicare dicendo che il filone dell'approccio alla droga è comune, ma soprattutto sotto un profilo costituzionale completamente diverso, cioè non si può in sede di conversione di un decreto legge caricare il treno con mille altre disposizioni che non hanno nulla a che vedere con il decreto legge. Io non so come deciderà la Corte, quello potrebbe forse dare un piccolo contributo ma questa è la sintomaticità del principio che nell'opinione pubblica manca completamente una cultura che rifiuti il carcere, che lo consideri come estrema ratio e non come strumento ordinario di difesa di fronte al diverso. Ecco, scusatemi. Prego. Grazie, mi sono sentita rinforzata rispetto al principio di umanizzazione perché io personalmente sono stata assegnata a una sezione che, diciamo, nella quale lavoro insieme ad un'altra collega, quindi siamo in due, abbiamo una sezione di detenuti comuni, stiamo parlando di numeri intorno ai 250 più o meno detenuti. E il lavoro che noi facciamo e che io faccio in particolare credo sia assolutamente conforme al dettato costituzionale dal punto di vista dell'umanizzazione della pena, perché al di là degli strumenti che posso o meno possedere sia tecnicamente che istituzionalmente, io ho di fronte una popolazione di persone, per rispondere a lei, che rappresenta uno spaccato sociale assolutamente degradato e sofferente. Per cui, diciamo, avendo a che fare con persone dai più svariati reati, sicuramente reati più comuni, tossicodipendenti, extracomunitari in grandissimo numero, io mi sono dovuta confrontare sempre con questo elemento. L'umanità innanzitutto specifica delle persone che avevo di fronte è molto diversa dalla mia, perché deprivata in partenza, assolutamente sofferente a livello esperienziale, povera di contenuti da un punto di vista degli strumenti, delle attrezzature di cui noi abbiamo bisogno per affrontare la vita e i percorsi che la vita ci riserva. Quindi io amo molto il mio lavoro perché il mio lavoro mi permette di esprimere la relazione umana con la persona che ho di fronte e mi fermo lì. Cioè, diciamo che investo moltissimo nella relazione umana perché sento che questo è un bisogno primario delle persone che ho di fronte, al di là del mio potere o meno di aiutarle concretamente rispetto ai loro percorsi detentivi o alternativi alla detenzione. Rispetto a questo discorso della soluzione delle problematiche, io, diciamo, vorrei inserire, poi ci sarà sicuramente tempo ovviamente in questo master, vorrei inserire l'interlocutore tribunale di sorveglianza. Perché a proposito di frammentazione, io esperisco la più viva frammentazione istituzionale. Fra l'altro parlo dopo aver fatto un'esperienza, perché sono una psicologa come formazione, quindi ho lavorato, prima di lavorare in carcere, per 6 anni presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma come esperto.
quindi ho visto dei passaggi, ho avuto la fortuna, diciamo il dono di poter vivere dei passaggi istituzionali rispetto alle politiche decisionali del Tribunale di Sorveglianza, perché io mi sento di definirle politiche istituzionali decisorie, al di là di quello che la legge prevede e di come la stessa possa essere o meno interpretata. Ora noi che lavoriamo, adesso che sto lavorando in carcere, quindi sto vedendo l'altra faccia della medaglia, perché quel ruolo ovviamente l'ho abbandonato prima dell'ingresso, mi confronto quotidianamente con questa grossa difficoltà, con questo vuoto cosmico che si interpone tra la sorveglianza e la parte esecutiva che siamo noi, per cui laddove c'è una grande comunicazione, penso alle relazioni, penso al nostro rapporto con le cancellerie, insomma con le persone che ci lavorano, quindi c'è una partecipazione, non voglio dire questo, però poi alla fine l'applicazione della legge in termini di decisione finale del magistrato è a mio parere, diciamo, influenzata da tutta una serie di fattori che esulano spesso e volentieri dalla storia personale del detenuto e dal suo rapporto con la devianza agita, nonché esulano dagli strumenti che noi operatori abbiamo per realizzare quella famosa riflessione sulla condotta antigiuridica posta in essere con il detenuto, che effettivamente, insomma, è un altro paradosso, per riprendere quello che lei diceva, e penso per esempio agli autori di reato sessuale, dove adesso viene chiesto, fra l'altro, un approfondimento, devo dire da alcuni giudici sì, da altri no, specifico rispetto alla personalità di questi detenuti, che poi il carcere non ha lo strumento per offrire, non ha lo strumento materiale in termini di personale, non ha lo strumento tecnico in termini di formazione del personale, cioè la realtà è molto complessa, secondo me, diciamo, ritornando alla mia premessa, dal punto di vista dell'umanizzazione io mi sento molto, diciamo, contenta, nel senso che nonostante tutto, in questa situazione così difficile, penso che noi operatori possiamo fare veramente molto. Spesso siamo le uniche persone che alcuni di loro sono stati guardati in faccia, negli occhi. Siamo le uniche persone che hanno posto delle domande del tipo come stai? Cioè parlo di cose banali che fanno parte della vita quotidiana. Ci sono persone che non conoscono questo tipo di interesse base che esula da qualunque competenza tecnica. Mentre tutto l'altro livello, che è quello poi decisorio, sostanziale e che porta poi all'esito dell'esecuzione della pena, credo che debba essere molto lavorato anche proprio a livello istituzionale, non solo legislativo ma anche tecnico specifico dell'organo decisorio. Più che una domanda è semplicemente una risposta a una sollecitazione del professore, ed è in questi termini. Io lavoro in un istituto a custodia attenuata, uno dei pochi istituti d'Italia. Per intenderci, l'istituto a custodia attenuata ospita soggetti ex tossicodipendenti, dove nella parola ex c'è un percorso a monte, perché sono soggetti che non prendono più metadone, non prendono psicofarmaci e sono usciti dal problema della tossicodipendenza dopo un lungo percorso terapeutico e devono quindi rafforzare questa loro volontà. È un percorso estremamente difficile. Questo istituto a custodia attenuata è stato nel tempo un po' snaturalizzato per le famose esigenze del sovraffollamento, per cui l'istituto che era a capienza regolamentare è stato utilizzato anche come casa circondariale, per cui abbiamo anche un'altra sezione per detenuti comuni, e in questa sezione di detenuti comuni, poiché avevamo sperimentato una serie di metodologie molto utili per proprio il rafforzamento di quella che è la persona umana nei soggetti tossicodipendenti, abbiamo accolto quello che era un progetto sperimentale in Sicilia, cioè la sezione regime a cielo aperto. Quindi abbiamo delle sezioni speculari, i detenuti che hanno i requisiti per andare in custodia attenuata vanno in custodia attenuata, i requisiti sono dei requisiti dipartimentali, delle linee guida. Quelli che non ce li hanno, perché non ce li possono avere, sono in un regime a sezione a celle aperte.
Questa, devo dire che abbiamo aderito molto felicemente a questa nuova ottica del trattamento penitenziario, perché ci siamo resi conto, visto e considerato che abbiamo in tutte e due le sezioni molti soggetti tossicodipendenti, di quella importanza di creare una serie di attenzioni sul soggetto ex tossicodipendente, e ci è venuto facile riuscire a coniugare quelle che sono le volontà della riforma progettuale di un carcere a regime aperto, perché è stato molto più facile collaborare anche con la l'area della sicurezza. Questo ha consentito di creare quel ponte che teoricamente è chiaro in tutti noi, ma praticamente a volte è difficile da realizzare, perché ha consentito la comunicazione obbligatoria fra gli operatori, ha consentito quella che era una sorveglianza, un'osservazione partecipata, quindi non parliamo più di sorveglianza finalmente, ma di osservazione condivisa fra gli operatori. È un sistema, secondo me, è una soluzione legislativa, normativa, che era attesa da molto tempo e ha anche dei risultati notevoli. Io non sono da tanti anni nell'amministrazione penitenziaria, però ho fatto una mia statistica e mi sono resa conto che per reati contro il patrimonio o per reati a bassa pericolosità sociale non soltanto è possibile la rieducazione, non soltanto è possibile l'assenza totale di recidiva, cioè l'applicazione delle misure alternative comporta anche una un impedimento, uno sbarramento alla reiterazione di nuovi reati, perché veramente c'è uno sforzo notevole, per cui il soggetto quando va in società libera è un soggetto realmente rinnovato, perché si è posto delle domande, quindi una sua volontà interiore che è veramente rinnovata. Ma la possibilità di agire su alcuni reati contro il patrimonio, proprio il furto o anche in alcuni casi la rapina, consente quella mediazione che in questo momento noi come ordinamento abbiamo un po' trascurato. La mediazione non necessariamente come camera di decantazione dell'offesa o poca attenzione per la vittima, ma al contrario, un incontro preciso e voluto e studiato scientificamente tra la vittima e l'autore del reato dopo un percorso di rieducazione. Senza il passaggio della mediazione, ritengo che il rischio recidiva o il rischio o quella che è la rieducazione della pena non abbia alcun significato, perché la cosa che crea veramente il risultato finale di questa operazione e che può anche bilanciare i costi e i benefici è il fatto che ci sia quel perdono sociale che può essere della vittima o di una vittima simile e che quindi consenta l'apertura a campi di mediazione che altrimenti rimangono estranei. Ci sono altre due domande, o due interventi meglio, le raccogliamo e così. Buongiorno, sono Francesca Lucrezzi e sono il direttore della Casa di Reclusione di Brescia Verziano. Volevo ritornare sul tema lanciato dal professor Neppi in materia di esecuzione penale di extracomunitari e di tossicodipendenti. Allora, io ritengo che ci siano dei dubbi di costituzionalità sull'applicazione della normativa in materia di pene detentive sia per l'una categoria che per l'altra. Perché per quanto riguarda i tossicodipendenti, diciamo che quello che viene richiesto agli operatori penitenziari per la riabilitazione e la rieducazione è innanzitutto sostanzialmente la revisione dell'agito penale, quindi della condotta deviante. Ora, un detenuto tossicodipendente va da sé che ha perfettamente chiaro il motivo che lo ha portato a delinquere, che non è ricercabile nella devianza dalla legalità, ma che è legato al problema sanitario della tossicodipendenza. E quindi già questo pezzo, diciamo così, implica una disparità tra un detenuto comune e un detenuto che commette un reato per ragioni tossicomaniche. Per cui la cura a questo determinato tipo di persone non necessariamente deve essere effettuata in carcere, anzi sicuramente non è quello il luogo più appropriato per carenza ovviamente di personale sanitario, di personale del CERT, di strutture e di spazi adeguati, come deve essere, perché un carcere non può essere una comunità di recupero per tossicodipendenti per quanto custodia attenuata.
Il secondo punto invece è quello relativo ai detenuti extracomunitari. Ora, l'articolo 27 della Costituzione, abbiamo appena detto, che tende alla rieducazione e alla risocializzazione del condannato. Bisogna capire come rieducare e risocializzare un detenuto straniero che per cultura ha una concezione totalmente diversa rispetto alla nostra, sia di che cosa significa il reato che commette e sia di che cosa significa la riabilitazione rispetto a questo. Diciamo che nei confronti delle culture straniere gli operatori penitenziari nel corso degli ultimi anni si sono dovuti attrezzare in autoformazione per cercare di capire come approcciare, a partire dal dialogo per poi finire alla comunicazione, alla comprensione, queste persone, perché ci siamo resi conto che partivamo da presupposti totalmente differenti, sia nelle modalità di comprensione del luogo e del tempo della detenzione, sia delle modalità, a maggior ragione, delle modalità di recupero di persone che di per sé, per motivi culturali, non ritenevano neanche di aver commesso un reato, perché sappiamo che soprattutto nell'area del Maghreb la concezione è quella di aiuto alle famiglie e che queste persone molte volte, se commettono reati per mandare il denaro in patria, sono considerate addirittura come benefattori e come persone positive per la loro società, nell'ambito del loro clan, nell'ambito della loro tribù. E quindi già qui si parte da un concetto che è totalmente opposto rispetto a quello che è il nostro mandato istituzionale. Quindi come capire e come comprendere e qual è il punto di comunicazione con queste diverse culture. In secondo luogo, la risocializzazione, cioè tutta la parte finale dell'esecuzione penale, che deve tendere quindi alla creazione di una rete di enti locali, di privato sociale, di imprenditori che possano costituire quell'accompagnamento che dagli ultimi mesi del carcere poi prosegua dopo la carcerazione, perché mi piace pensare che il carcere è sempre meno isolato da questo punto di vista, non può certamente trovare un buon fine nei confronti di quei detenuti che già hanno la misura dell'espulsione perché non sono regolari sul territorio. E quindi come collegare la parità di trattamento con gli altri detenuti e l'ottimizzazione delle scarsissime risorse molte volte a disposizione con il fatto che praticamente sappiamo già che tutte le misure che verranno prese e tutti gli sforzi che verranno fatti saranno poi notificati, perché in partenza ex ante la legislazione prevede così. E c'è l'ultima domanda. Sì, io sarò rapidissimo perché la collega, io dirigo il carcere di Pisa, ha già detto parte di quello che volevo dire io circa tossicodipendenti ed extracomunitari. E allora, dicevo, sarò brevissimo formulando sostanzialmente una domanda che, con l'occasione di avere davanti anche due importanti, diciamo, teorici del diritto, mi piacerebbe trovasse risposta, o comunque trovasse risposta nell'ambito di questo master. Perché è una domanda che io pongo perché, come direttore penitenziario, in generale come operatore penitenziario, sento di avere appunto bisogno, però estrema necessità di una risposta. Ossia, oggi, alla luce di quello che è tutta la normativa, tutto l'impianto normativo nazionale e l'impianto normativo internazionale, in particolare europeo, e soprattutto appunto le pronunce della CEDU, ma alla fine il contenuto della detenzione in che cosa consiste? E mi spiego in un certo senso meglio, chiarisco qual è il senso della domanda. Sino a dove arriva il trattamento contrario al senso di umanità che è vietato dall'articolo 3 della Convenzione internazionale? Perché è questo che rimane estremamente difficile da capire. Anch'io, come ritengo tutti quanti, ho reagito probabilmente un moto di disagio al pensiero che venga qualcuno della ASL a stabilire se le camere o gli istituti penitenziari sono abitabili. Ma in realtà, riflettendoci, forse potrebbe essere un'operazione opportuna. Perché io non dimentico mai di aver diretto un istituto dove c'era un camerone di 70 metri quadri, dove facendo tutti quei discorsi di metratura ci andavano anche 15 detenuti, se non di più, ma avrebbero avuto a disposizione un bagno di un metro quadro in condizioni terrificanti. E allora, appunto, ripeto, sarebbe bene che chi può e deve stabilisca qual è il contenuto di questa detenzione oggi, tenuto conto di tutto il quadro normativo. Grazie.
Sì, Paolo Madonni, funzionario giuridico pedagogico a Porto Azzurro, Isola d'Elba. Nel nostro nome di funzionari abbiamo già una contraddizione, ci troviamo funzionari giuridici e pedagogici e in questo contesto lavorativo è un po' particolare. Mi rifaccio soltanto a questo passaggio in cui, che ci avete illustrato del, diciamo, di quando nel 22 il sistema penitenziario passò dal Ministero degli Interni al Ministero della Giustizia. Perché non si è tornati indietro? Non dico Ministero degli Interni, perché come in altri paesi non sono stati incaricati altri ministeri, non so, gli affari sociali o altre istituzioni nazionali per seguire l'esecuzione della pena? Perché forse questo costante riferimento al Ministero della Giustizia, alla pena, alla condanna, noi siamo continuamente, abbiamo sempre a che fare con sconto di pena, riduzione di pena, quanto mi manca a fine pena per arrivare a questo, quando molto poco si parla della, come posso dire, dell'efficacia della pena. Molti di noi si trovano a che fare con detenuti per i quali pensiamo, ma questa persona ci potrebbe rimanere anche due vite in prigione, non cambierà mai, e altri che magari dopo un periodo più contenuto mostrano già dei segni di cambiamento notevoli. Quindi mi domando come mai non si è, in quel periodo degli anni 70, non si è pensato anche di ritornare ad un discorso diverso di gestione della pena. Grazie. L'ultima domanda è quando finita. Ora, ma io ho colto un segno molto positivo in queste domande. E il segno positivo è una diffusa e forte volontà di poter fare, di poter essere messi nelle condizioni di fare il proprio mestiere di, a vario titolo, operatore penitenziario. Questo emerge sia dalla prima domanda, l'educatore psicologa di Regina Celi, sia direi in tutte le successive. Che mi consola molto, no? Mi consola molto perché, dico, quantomeno a livello di volontà personale c'è un'impostazione corretta di persone che non si sono adagiate su quello che è il tran tran dell'attuale disastro penitenziario, ma che cercano in qualche modo e dicono: io tutto quanto sono contento del mio lavoro. E mi sembra che queste esperienze positive siano tutte collegate a realtà tendenzialmente di numeri non troppo grossi, dico bene, di numeri non troppo grossi, e cioè realtà in qualche modo dominabili. Lei parla di 250 persone non omogenee, tra l'altro, mi sembra, no? Però dice: in qualche modo riesco a instaurare un rapporto umano, semmai è a un altro livello che si perde questo rapporto, no? E cioè a livello semmai giurisdizionale, che si perde questo. Il numero è grande. Allora, c'è questo dato, direi, su cui dovremmo essere tutti d'accordo, che si può operare facendo il proprio mestiere ai vari livelli in cui uno è chiamato a farlo, se i numeri sono non troppo grossi. Qui sono i numeri che tendenzialmente impediscono, i numeri che vuol dire che le strutture, le risorse materiali e personali non sono sufficienti per fare un lavoro che è quello del recupero, diciamo, del reinserimento sociale, progressivo, tutto quello che volete che rientra nel termine migliore della parola trattamento. Allora, prima di venire anche poi a parlare di altri due o tre interventi, volevo dire, una premessa base è questa riduzione strutturale del numero dei detenuti. Io forse non ho indicato tutte le possibili soluzioni. Una soluzione per quelli che io chiamo gli appartenenti alla delinquenza individuale tradizionale, e cioè per quelli che nell'ambito di questa categoria commettono reati non eccessivamente gravi, cioè reati che vengono poi colpiti con pene sui 3-4 anni, no? Che non superano i 3-4 anni, allora per questa categoria di reati e di soggetti si dovrebbe prevedere sin dall'inizio, si dovrebbero trasformare come pene
principali le attuali sanzioni alternative. Cioè il giudice di cognizione dovrebbe in prima battuta applicare la sanzione alternativa, che diventa una sanzione principale o interdittiva o accessoria, cioè tutta una serie di cose per cui non si finisce in carcere. Finiscono in carcere quelli che hanno queste pene per reati gravi, parliamo sempre di delinquenza individuale, per questa specie di categoria, sopra i 5 anni, nei cui confronti probabilmente, stante il numero, è possibile percorrere, no, quella via di trattamento individualizzato e poi eventualmente anche di misure alternative che dovrebbe portare, speriamo nella maggior parte dei casi, al reinserimento sociale. Ma si tratta di numeri evidentemente di reati gravi, reati notevolmente gravi, ma di numeri notevolmente inferiori. Per quanto riguarda le altre due categorie, la linea, diciamo, l'obiettivo di fondo dovrebbe essere quello che il tossicodipendente e l'extracomunitario non finiscono in carcere per il solo loro stato, rispettivamente, di immigrato irregolare, i due reati tipici, e tossicodipendente, qui con aggiunta devo farla, tossicodipendente piccolo spacciatore o comunque autore di piccoli reati contro il patrimonio, diciamo così, collegati al suo stato di tossicodipendente. Allora, nei confronti di entrambe queste categorie di soggetti, mi avete spiegato, lo sapevamo, il carcere è assolutamente inutile, non serve a nulla, semmai serve solo a impedire alla macchina funzionaria di funzionare, e a loro che stanno malissimo. E quindi per queste due categorie ci dovrebbe essere, per gli extracomunitari, delle forme di misure alternative che servono, e qui mi riallaccio, mi sembra, al discorso della direttrice della Casa di Reclusione di Brescia, che prevede delle forme, diciamo così, di assistenza particolare per gli extracomunitari. Perché? Perché bisogna tener conto che hanno una cultura sulla nozione di reato, sulla nozione di punizione completamente diversa dalla nostra, e quindi in primo luogo questi soggetti dovranno essere aiutati a comprendere la cultura in cui sono andati a finire, insomma, no? E quindi delle forme, diciamo così, di assistenza sotto forma di seguire con loro insieme un percorso di acculturazione e di presa di coscienza della situazione italiana. E per i tossicodipendenti, certo, non c'è dubbio, la via maestra è il percorso terapeutico in una comunità terapeutica, e tendenzialmente costano molto meno le comunità terapeutiche fuori del carcere che quelle in carcere. Se poi violano le regole della comunità terapeutica, si aprirà il carcere, così come si aprirà immediatamente l'espulsione per gli extracomunitari che, attraverso questo programma, diciamo così, di recupero, di reinserimento culturale, si dimostrano assolutamente restii, e va bene, c'è una sanzione che non è il carcere, che non ci serve a nulla, ma è l'espulsione. Mi ha molto consolato anche l'intervento di chi, appunto, ha detto: io opero con ex tossicodipendenti, dov'era? Era là. E che mi ha parlato, appunto, di regime a sorveglianza attenuata, di regime a cella aperta, eccetera. Questo è il carcere che noi prefiguriamo, ma è un carcere a piccoli numeri. Non c'è dubbio che un carcere a piccoli numeri, perché solo se ci sono piccoli numeri io posso controllare un carcere a cella aperta, un carcere a sorveglianza attenuata, e solo se ho dei piccoli numeri ho le persone che posso poi andare a mandare lì progressivamente a fare questi esperimenti. Ma non c'è dubbio che il carcere vivrà di queste prospettive estremamente differenziate quando i numeri lo consentiranno. E quindi un percorso complessivo di rieducazione. Il direttore del carcere di, che non ho capito, Pisa. Certo, fa una domanda, io devo sapere, lei mi dice dove incomincia la violazione della dignità umana o il trattamento così contrario di cui all'articolo 3 della Convenzione Europea.
Non è che si possano dare dei parametri, giustamente non tu dicevi non, è, non sono i 3,25 m piuttosto che i 3,50 m, è, insomma, è la dimensione complessiva del luogo e delle modalità in cui questi soggetti sono, sono costretti. Io ho avuto occasione di visitare andando nella sezione, questa sezione paradisiaca che è quella degli studenti universitari delle vallette di Torino, si traversa prima, si traversano i gironi infernali dove ci sono gli extracomunitari. Ecco, non c'è bisogno di chiedere quali sono i limiti. La sezione dei registi. Dei? Dei registi, i giocarelli. Ah. E sono tutti stranieri. Ah. Ragazzi molto... Già, perché sono grandi e grossi e funzionano forte. Quindi... Quindi... La prima violazione alle regole si impediscono... Vabbè, ma è giusto che sia così. Giusto che sia... Allora, dico, io penso che non è che si possano a priori andare a dire... È la sensibilità di ciascun direttore di rendersi conto che ci sono condizioni in cui insieme, diciamo così, quelle fisiche voglio dire, degli spazi e le modalità in cui questi trascorrono la loro giornata che sono contrarie al senso di umanità. E io penso che sia un compito vostro, dei direttori, di denunciare attraverso l'organizzazione penitenziaria in cui voi siete inseriti, di denunciare queste situazioni in modo che ci sia un catalogo di queste situazioni e si trovino i rimedi, guardate, sono non come le parole sfollamento, sì, eccetera, non la logica emergenziale, non quella logica lì, ma devono venire non dal basso, diciamo così, ma dall'alto, no? E cioè, quando voi trovate una situazione che è contraria al senso, alla dignità umana, secondo me dovete andare a monitorare chi sono questi soggetti in modo da poter rendersi conto se effettivamente sono soggetti che non avrebbero dovuto finire in carcere. E allora si segnala qual è il rimedio strutturale per evitare che queste situazioni si perpetuino. Però nessuno potrà dire quali sono in assoluto queste regole, ma è la sensibilità di ciascuno. Io ho avuto questa sensazione visitando questi gironi infernali. Ognuno di voi è in grado, secondo me, di capire dove vengono meno le condizioni tali da ledere la dignità umana. Comunque io esco molto confortato da questo confronto, perché vedo che c'è una forte volontà di poter fare il proprio mestiere. Dipende soprattutto da voi, la riforma non dipende tanto dai politici, dipende da voi nel rivendicare il vostro diritto di fare questo mestiere, di essere messi in condizioni di fare in maniera decorosa e valida questo mestiere. Questo dipende da voi, ma io sono abbastanza ottimista. Ecco. Grazie. Provo. Voi sapete, no? Qual è la differenza tra l'ottimista e il pessimista? L'ottimista dice questo è il mondo migliore possibile, il pessimista dice purtroppo. Ecco, no, sono molto d'accordo col professor Neppi, vorrei provare a dare qualche brevissimo spunto di risposta alla prima domanda. Gli interlocutori, a me sembra, devono essere non soltanto gli operatori e il giudice di sorveglianza, ma forse prima o dopo dovremmo arrivare a superare la concezione bifasica, anche il giudice dell'esecuzione. No, poi c'è una risposta. Ecco. A lei devo dare una risposta. Cioè il problema è, noi siamo un sistema bifasico nel quale c'è un giudice della cognizione che irroga una pena per il rispetto del principio di tassatività, che prescinde, tranne le famose attenuanti generiche come la croce di cavaliere, di solito non si negano quasi a nessuno, e il 133 prescinde dalla valutazione del soggetto. Allora c'è da domandarsi se non si debba arrivare, come in altri ordinamenti, a un discorso che non sia più soltanto bifasico, cioè che il giudice, nel momento in cui dà la pena, si assuma la responsabilità di una personalizzazione della pena. Secondo profilo, sempre nell'ambito di questa domanda, noi abbiamo un problema non solo di rieducazione di chi sta dentro,
ma un enorme problema di educazione di chi sta fuori. Cioè un enorme problema, e io lo dico sempre quando mi capita di parlare col volontariato, ma vorrei dirlo anche a voi, e bisogna cercare di far capire alla gente, a tutti noi, che il carcere non è quella famosa isola separata, che l'affidamento alle misure alternative, pensate all'ultima vicenda di quello che a Savona non è rientrato, il dramma del paese, chi è il giudice che gli ha dato e perché l'ha fatto uscire, ecco. E c'è un prezzo che la collettività deve poter pagare, sia pure con tutte le valutazioni possibili e immaginabili, rispetto al rischio che colui che va fuori, sia pure con, magari con misure di sostegno, in una situazione di misure alternative, possa eventualmente sgarrare. Mentre invece c'è proprio la tendenza, come c'è ancora la tendenza, marocchino uccide due persone, muratore di Brescia ne ammazza tre. Ecco, insomma, il discorso, c'è un po' questo tipo di tendenza anche, era in permesso premio, ma perché gliel'hanno dato? Il terzo profilo che vedo, cioè la cultura del carcere aperto e del prezzo delle misure alternative, deve essere anche insegnata a tutti noi, attraverso volontariato, attraverso sensibilizzazione delle realtà locali, attraverso quella sussidiarietà, cioè favorire le porte girevoli, queste sì, tra chi è fuori e chi è dentro. Ecco. Terzo discorso, che vedo anche con un po' di preoccupazione, è quale sarà il futuro dell'esecuzione della pena del carcere rispetto all'irrompere delle neuroscienze, cioè tutta quella serie di valutazioni che stanno entrando nel mondo del diritto, i famosi neuroni specchio, che incide questo discorso profondamente e comincia a essere studiato a livello giuridico, sul profilo del giudice, perché il meccanismo di cognizione e di accertamento dipende, irrompe nel mondo dei testimoni, della prova, il testimone spesso dice il falso, ci insegnano le esperienze di neuroscienze, perché ha cancellato dal proprio cervello certe impressioni, certe sensazioni, e nel mondo dell'imputato, del condannato. Mi è venuto in mente questo anche prima, quando pensavo che una delle argomentazioni che ad esempio viene sostenuta per abolire l'ergastolo è quella che divulga molto Feronesi: l'uomo si ricambia completamente le proprie cellule ogni 7 anni, o non so quanti siano, colui che io ho di fronte adesso, dopo 15 anni di pena, non è la stessa persona. Ecco. E questo non sono, io sto cominciando a studiarmi un po' il problema del rapporto tra neuroscienza e diritto, anche per evitare che diventi soltanto patrimonio di certi consulenti che hanno poi in mano le chiavi del decidere del giudice e della posizione dell'avvocato, ma credo che anche con riferimento all'esecuzione della pena se ne dovrà parlare. Il secondo discorso mi pare che abbia toccato il tema della conciliazione, partendo da un rapporto, quello che era un rapporto conflittuale, lasciatemelo dire, quando ero ministro della giustizia, quel poco, molto tempo che sono stato, sufficiente a mettermi 3 bypass come conseguenza di 3 piccoli infarti, ma anche perché fumavo troppo per resistere alla tensione, era il confronto scontro tra educatori, direttori, polizia penitenziaria, cioè lo scontro o la tensione tra la sorveglianza e il trattamento. Mi pare molto importante la maturazione che si è realizzata, arrivando a quella posizione della osservazione come momento che raccoglie entrambe le dimensioni. Sembra molto importante questo. E tutto questo apre tra l'altro la via all'altro discorso, noi non siamo ancora maturi, io credo, in Italia, quello della mediazione penale, ma anche quello della conciliazione. Pensate in Sudafrica i passi entro certi limiti molto forti, o in Ruanda anche con la gacciaccia, i passi che sono stati fatti nel cercare di arrivare alla pacificazione sociale attraverso il riconoscimento del proprio torto da parte di chi ha commesso, e lì avevano tutto il problema del genocidio e del massacro, e da parte di chi ha sofferto e deve accettare e perdonare. Però questo è un traguardo, mi pare, molto difficile.
Il terzo discorso, come rieducare il detenuto straniero, mi fa piacere che Nepi abbia anticipato quello che io volevo dire. Ci dovrebbe essere una tavola comune anche in un mondo multiculturale, e il carcere mi pare sia un emblema di questo mondo multiculturale, scontro, tensione fra culture. Pensate solo ad esempio a chi viene in Italia venendo da paesi dove la poligamia non solo è riconosciuta, è un fatto legittimo, doveroso, quasi doveroso. E allora la tavola dei diritti umani, cioè delle regole fondamentali di convivenza. Io credo che nei confronti del detenuto straniero il problema sia quello, dicevi tu giustamente, io lo traduco in termini giuridici, accettare la presenza di alcune regole, di alcuni limiti che sono la base della convivenza sociale. So anch'io che il tema dei diritti umani è un tema che divide molto più di quanto unisca, soprattutto per il substrato culturale dei diritti umani nelle diverse culture, nelle diverse realtà. Però chi viene qui deve accettare certe regole minime di convivenza. Credo che il problema sia questo. Piuttosto mi pongo il problema, non solo, oggi si parla molto di espulsione dei detenuti stranieri per l'esecuzione della pena, è un problema che mi sono posto anch'io quando ero a Via Arenula. Mi pongo il problema della possibilità concreta dell'espulsione, perché abbiamo parecchia gente che non sappiamo chi sia. Mi ha fatto ridere, tra l'altro, che una delle misure che si vuole introdurre per i centri di identificazione e di espulsione sia quello di si deve ricostruire l'identità quando il soggetto è ancora in carcere, prima di andare al centro di... ecco, cosa vuol dire? Che in carcere stiamo tenendo della gente che non sappiamo chi è, e che purtroppo è drammatico, ma è così. E allora mi domando come sia possibile praticare la tematica dell'espulsione. E su questo viene fuori l'altro principio su cui abbiamo litigato con Neppi quando eravamo entrambi in Corte Costituzionale, il diritto alla rieducazione. Ti ricordi? Abbiamo avuto delle questioni di costituzionalità con cui il giudice di sorveglianza poneva alla Corte l'incostituzionalità delle norme in tema di espulsione che eliminano il diritto alla rieducazione. C'ha un diritto alla rieducazione per il solo fatto di essere detenuto colui che magari sta meglio nel carcere in Italia che non rispedito in un paese del Centro Africa? E questo è un tema aperto. Sul tema della qual è la soglia della contrarietà al senso di umanità e della dignità, la risposta l'ha già data Neppi. Io aggiungerei anche che proprio per questo, e questo risponde a chi dice perché non torna al Ministero degli Interni e rimane al Ministero della Giustizia la gestione dell'esecuzione della pena, perché la salvaguardia dell'esecuzione della pena è la giurisdizionalizzazione, cioè la pena deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali e soprattutto di quella percentuale, chiamiamola residuale, di libertà che è inevitabile sacrificare con la detenzione, con la custodia. E il soggetto che per definizione è chiamato a controllare il rispetto dei diritti fondamentali è proprio il giudice. Credo che da questo punto di vista abbia abbastanza ragione la Corte Costituzionale quando ha respinto una delle censure che ci muoveva la Corte CEDU. La Corte CEDU diceva che bisogna creare un sistema giurisdizionale che funzioni per il rispetto dei diritti del detenuto. Ce l'abbiamo. Magari concretamente non funziona di fatto per i tempi tecnici di attesa, ma non è un discorso tutturale. È stata la Corte, io non c'ero ancora, con quelle vostre sentenze molto valide che hanno affermato la giurisdizionalizzazione delle decisioni del giudice di sorveglianza. E qui ad esempio io devo fare ammenda, come devo fare ammenda invecchiando per il fatto che quando ero ministro ebbi una storica litigata con la senatrice Arcilia Salvato quando si parlava di un disegno di legge per l'abolizione dell'ergastolo, e io dissi che il governo si rimetteva alla decisione dell'Aula. C'era una bellissima relazione di Senese e Arcilia Salvato che presiedeva disse: no ministro, vogliamo sapere lei come la pensa personalmente. Beh, dico, se devo essere onesto, io qualche perplessità sull'abolizione dell'ergastolo ce l'ho. Apriti cielo. Ecco. E quindi, però adesso invece sto maturando questo, e questo mi pare molto, molto importante. Così ho maturato ad esempio anche un altro discorso, non fino al punto di condividere, lo posso dire, tanto, cioè, il diritto alle ferie
del detenuto, anche lì fu una famosa questione che avevamo alla Corte, si sollevò il problema del diritto alle ferie del detenuto. Io ricordo che... del detenuto lavoratore, ma sono talmente pochi quelli che lavorano che gli altri vorrebbero poter lavorare e non avere le ferie, e quindi fu un po' in difficoltà. Ma soprattutto presi una posizione che adesso non prenderei più, quando per la tutela del detenuto lavoratore i giudici ordinari ci sollevarono questioni di costituzionalità chiedendo che si seguisse la competenza del giudice del lavoro. Avevano ragione. Ecco, e quindi... e l'hanno avuta, e quindi faccio ammenda. Come vedete, invecchiando si diventa più cattivi, qualche volta si diventa un po' meno rigidi. Ecco. Allora, io sono debitore di una risposta a Porto Azzurro e devo dire che tendenzialmente non sono d'accordo con l'impostazione che ha dato il mio amico. Almeno in una cosa non siamo d'accordo. Cioè, a me sembra che il fascismo, con quel decreto del 31 dicembre del 1922, che ha trasferito la competenza della Direzione Generale del Ministero dell'Interno, dove si era penetrata la lebbra bolscevica, al Ministero della Giustizia, che dava maggiori garanzie, al di là del fatto che la magistratura, sì, in quel periodo il biennio rosso aveva in effetti abbastanza protetto le squadracce fasciste e non aveva perseguito... e aveva protetto le organizzazioni fasciste e non analogamente gli arditi del popolo, perché c'era una situazione di guerra civile in corso, aveva visto molto molto lontano, e cioè aveva scelto come organo ministero e poi come organo di direzione generale preposto all'esecuzione delle pene chi era i giudici che erano gli autori delle condanne. Sì, certo, ma io ho una motivazione a 50 anni di distanza. Lo so, però e cioè persone che istituzionalmente per il lavoro svolto erano portate a garantire non solo i diritti dei detenuti, ma l'esecuzione effettiva della condanna, senza le follie positiviste che potevano essere quelle che facevano leva sulle istanze rieducative del reinserimento sociale, l'uccellino nella cella piuttosto che il venir meno della pericolosità sociale. Perché non si è tornati indietro allora, una volta che il fascismo è caduto, che questa esigenza lucidamente interpretata da Rocco e dagli altri non si è mai più messo in discussione? Ma per il metodo con cui in tutto il periodo repubblicano è andata avanti la riforma dell'ordinamento penitenziario, cioè è promossa sì dalle commissioni ministeriali, ma le commissioni ministeriali erano quelle formate in assoluta preponderanza e poi esclusivamente dai magistrati preposti alla Direzione Generale per gli istituti di prevenzione di pena, per cui sono venute fuori quello che io ho chiamato le due anime della riforma, no? Quella, diciamo così, parlamentare delle misure alternative, dei contatti con la comunità esterna, con gli enti territoriali, la comunità esterna che partecipa al processo rieducativo, e l'altra anima, quella, diciamo così, della struttura verticistica burocratica, con al vertice i magistrati della Direzione Generale e i penitenziaristi, che mi sembra solo nel 1990, correggetemi, hanno avuto la possibilità di accedere alla Direzione Generale. Ma al di là di questo fatto rimane questa continuità, che probabilmente è un qualche cosa che sta dentro, diciamo così, l'istituzione burocratica. Chi ha fatto la sentenza in qualche modo la difende. Per cui bisognerebbe creare effettivamente qualche cosa che non sarebbe probabilmente il doppio binario, cioè la condanna e poi la determinazione della pena da parte di un altro organo, forse non siamo ancora maturi, ma affidare, secondo me sarebbe giusto, affidare la gestione penitenziaria ai penitenziaristi, a chi ci lavora dentro, e affidare le garanzie per quanto riguarda la non violazione dei diritti, anche il diritto d'uguaglianza nell'esecuzione della pena, alla magistratura di sorveglianza. Ma andare a togliere, secondo me, questa struttura burocratica innestata su un, un,
un ministero che quello della giustizia, e soprattutto non tanto il fatto in sé dell'etichetta del ministero, quanto la personalità di soggetti che sono magistrati e quindi hanno un'educazione nei confronti del principio della certezza della pena, che non è quello che bisognerebbe avere per quanto riguarda il processo, il percorso, quello che avete chiamato il percorso di risocializzazione e di recupero. Quindi direi è un problema cruciale questo, non crediate che sia facile da risolvere, perché dove ci sono dei centri di potere burocratico, anche se sono impersonati da magistrati, vince il concetto, diciamo così, del centro di potere burocratico. Grazie.